L'unico caso vero di zombie è quello di Clarvius Narcisse, un haitiano che morì il 2 maggio 1962 in seguito ad una violenta febbre. Nel 1980 la sorella di Clarvius, Angelina Narcisse, lo rivide al mercato. Il non più defunto disse di essere stato vittima della magia di un bokor per 2 anni. Dopo la morte del suo padrone si sarebbe poi messo alla ricerca della sua famiglia. Furono 200 i testimoni che confermarono la storia di Clarvius. L'uomo fu anche oggetto di studio di un giovane antropologo canadese, Wade Davis, che nel libro Il serpente e l'arcobaleno ipotizzò che la morte di Narcisse fosse solo apparente, frutto di una droga somministrata dal suo persecutore Bokor, ovvero la tetrodotossina, un veleno paralizzante contenuto anche nel rospo delle canne e nel pesce palla. L'8 novembre a Londra viene festeggiato il World Zombie Day, una grande festa in cui ci sono moltissime persone vestite da zombie. Le mummie egiziane non sono tecnicamente degli zombie. Infatti, mentre gli zombie sono in un costante stato di decomposizione del corpo, le mummie sono state create proprio per mantenere il defunto fisicamente preservato. Ad Haiti c'è una strana legge che considera un crimine trasformare qualcuno in uno zombie. Secondo sempre le leggi haitiane, gli zombie sono stati creati dai bokor, cioè degli stregoni, o addirittura anche da diabolici religiosi. Per renderli obbedienti è necessario che il creatore dia loro da mangiare, lo zombie's cucumber, che li rende talmente deboli da farli diventare completamente manipolabili. Sempre secondo le leggi haitiane, esistono delle precauzioni per evitare che il caro estinto diventi uno zombie. Al momento della sepoltura lo si deve sistemare sotto un pesantissimo strato di pietre, in modo che sia difficile estrarlo, monitorare per 36 ore, passate le quali un bokor non può più operare il sortilegio, e infine tagliare al morto la testa. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale, e se vuoi una seconda parte, scrivilo nei commenti.